Ciao Virginia. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, Giacomo Marinelli Andreoli, direttore di Umbria TV. Ciao Massimo, ciao a tutti, buon pomeriggio anche a voi. Chiedo a Stefano se ci sente bene, mi aveva segnalato un rumore di sottofondo da Giacomo che io non sento, ma diccelo tu, scrivicelo qui in chat, poi ne parliamo anche dell'intervento a pressing e di tutto il resto. Questa è una bella domanda, perché metterla al quindicesimo La scudetto? smorfia di Pellegatti quando hai Una parlato. smorfia di Pellegatti, che però non mi Pellegatti parlava da sostiene. solo con gli sguardi. Esatto, però non mi sostiene, cioè nell'ora prima hanno Sì, parlato, infatti. quando io non potevo intervenire, non mi era ancora consentito, quando parlavano tra di loro, ventesimo, ventesimo, Pellegatti, forza, forza, non solo smorfie, caro Carlo, stiamo scherzando. Allora, pure Virginia e il suo gatto, mi piace il gatto di Virginia perché si mette sempre a favore di camera, non so perché. Ce n'è due in realtà, uno si nasconde di qua e l'altro Uno è è più di qua. vanitoso. Sì. Allora, Leverkusen Roma, lo so, grande Massimo, il re di ogni taverna del mondo. Dai, allora, vabbè, bambini, ragazzi, vengo a Juve Milan, mi sa, bambini, siccome me l'hanno chiesto i bimbi, confermatevi che ci siete e ci vedremo per la prima volta dal vivo, incontrerò i miei bimbi, sarà una grande emozione, ovviamente. Grazie, ragazzi. Per chi non l'ha visto, è sui vari social, insomma, c'è l'intervento, insomma, che è sul solito tema della seconda stella o meno, su cui ci sono, credo, un po' di equivoci. Intanto, una cosa, ti sei convocato a convocazione a pressing per la prossima stagione, vabbè, se così sarà, ma non mi Beh, hanno mai l'intervento era detto. più che necessario, diciamo, Massimo. Cioè, Sarebbe un io sì, anche su sacrificio per una Twitter. buona causa. Ma poi Ma abbiamo esatto. visto le reazioni dallo studio, quindi è un tema che non può essere affrontato, quindi è bene affrontarlo anche quando non vuole Posso essere affrontato. dire qual è la mia sensazione più fastidiosa? Non è la reazione di Biasin, che si sa da che parte sta e che difenderà sempre anche l'indifendibile, sebbene, come tu ben sai, Massimo, ci sono anche interisti che dichiarano in pubblico che Moratti ha sbagliato. Ne sei Sì, stato però testimone giovedì scorso. A Gubbio, Esatto, diciamo, una esatto. grande presentazione organizzata benissimo da Giacomo Marinelli Andreoli. Saluto anche gli amici di Belluno del club, molto, sempre molto simpatici e caldi, c'ero là l'altro ieri. Vai, vai, Giacomo. Infatti, lo Scoop è stato un noto tifoso che credo abbia avuto qualche problema con i suoi amici di squadra nei giorni successivi, che pubblicamente ha detto: è vero, insomma, quello scudetto non l'avrei mai accettato fossi stato Moratti. Ma al di là di questo, ieri sera ho visto il reel. Francamente, l'imbarazzo del conduttore di Callegari, e quella è stata la cosa più fastidiosa, perché non puoi dare questa sensazione di imbarazzo come se si stesse parlando del caso Scurati su Rai 1, quando invece si parla di Beh, calcio no, e di altre invece no, cose. ti sbagli. Giacomo, A intanto me, saluto questo io ho gatto. percepito grande imbarazzo, quasi che volesse andare avanti, chiudiamo l'argomento, andiamo avanti. Cioè. Ora ti rispondo, Ciao. mister Gatta, buongiorno. Ciao a Ciao, tutti. mister. Ciao, mister. Sei tranquillo, fermo o devi fare un pezzo di strada, mister? Dici No, tu no, io come sei sono messo. fermissimo, non scherzare. Sei tranquillo? No, Guarda ma dico, sei le tranquillo. Puoi restare fermo con noi mani. Sì, o... Ok, assolutamente. ottimo. No, se no ti dicevo, fatti ancora qualche minuto se mancava poco l'arrivo, ma se no stai con noi e restiamo qua. No, allora ti dico, secondo me il tema è questo, che Calciopoli secondo me è molto di più di solo calcio. Lo dico senza retorica, Giacomo, sono convinto che se il caso Scurati, ovviamente il caso primo all'ordine del giorno e secondo so cosa riguarda, quindi è ovviamente una cosa più alta in quel senso e più Certamente, drammatica. fatto un Io ti dico, paradosso però. Giacomo, però ti dico, nella sostanza Calciopoli è un misto dall'inizio di omertà, di collusioni, di cose strane dite ai carabinieri, PM, alcuni dirigenti, di telefonate nascoste, di telefonate riemerse, di squadre premiate e poi non si ha il coraggio di togliere il premio quando emergono le cose del commissario amico. È veramente una storia Calciopoli incredibile. Io ricordo quando noi Poi, intervistammo. Massimo, permettimi Sì. una paragone, spero che non sembri irriguardoso, ma tu devi riassumere questo ruolo del Giampaolo Panza di Calciopoli, insomma, No, vabbè. bisogna tirar fuori quello che non si vuole dire e che fa parte della storia, ma giustamente tu hai puntualizzato, io parlo da avvocato, cioè ci sono, perché se no ti rispondono sempre, ci sono le sentenze, l'albo d'oro, ci sono, ma tanto non sono sentenze. Ma poi, voglio dire, veramente la reticenza con la quale non si parla di questa vicenda è imbarazzante.
No, io ti dico, è un tema, ripeto, complicato e veramente, Zeppi, io ricordo quando parlavamo con l'amico, con l'avvocato di Luciano Moggi, ragazzi, ora non mi viene neanche il nome, un caro amico, l'avvocato di Luciano Moggi, lui ci diceva, lui era stato avvocato del processo Pecorelli, dell'omicidio e cose del genere, e lui diceva, io così tante anomalie di cose sparite, di prove o nascoste o alterate, di un racconto incredibile della stampa, cioè tutto questo dici, non l'ho mai visto. Priorischi, sì, salutiamolo, Maurilio Prioreschi, non parlo di lui, era grande avvocato, tra l'altro veramente aveva un lapsus. L'avvocato, lui diceva, voi parlate di questo, dice, io non sono juventino, a me non frega nulla, io difendo i miei imputati, certo, ma li difendo in tutte le cause, lui diceva. Dice, io vi dico che questo ha più anomalie del processo Pecorelli, che era una cosa strana, che Giacomo ricorderà, con varie cose deviate, non deviate, molto complicata, molto... ragazzi, questo è calcio, e tu dici calcio, non è calcio, allora perché torno? Torno sul conduttore che prima non c'è qua, e quindi non mi piace, ma poi lui comunque, io sto là... No, anche a me non piace gli assenti precisi. No, no, infatti, ma poi una persona... A me ha dato questa sensazione, poi non... No, ma lo so, l'ho scritto ed è legittimo, io non posso neanche imporre alla gente di avere un pensiero diverso, e anche io ovviamente vorrei che non mi si dicesse è acqua passata e basta, mi piacerebbe un dibattito nel merito. È anche vero che loro hanno una scaletta di un'ora e mezzo, stretta, tirata, in cui parlano di 200 cose, mi dice, parlane, certo, dillo, poi me lo ridice, poi me lo ridice, poi mi dice, come dire, il dibattito non è questo, per me da conduttore è legittimo. Poi ovviamente io so che a me non viene detto cosa devo dire, cosa non devo dire, semmai la cosa è che nella prima ora e un quarto in cui parlano del derby della seconda stella io non posso intervenire, mentre magari avrei anche delle cose da dire. Però ragazzi, vanno così le trasmissioni quando siamo 7-8 ospiti, vanno così. In generale quello che non amo, e in questo caso era il mio amico Fabrizio con cui scherzavamo prima e ci sentiremo presto anche, però appunto il dibattito da bar, cioè io non faccio, che non dico cose da bar, nel senso, ne diciamo tante qua a Juventus, una marea tutti i giorni, se parlo di 4-3-3 del bar, sarebbe se io vi dicessi il fallo di Bastoni con Inter Verona, la Juve a meno 2, a più 2, là è cambiato il campionato, perché tu dammi quello, e poi allora arrivo a più 3, più 5, prendo sicurezza con l'Empoli, dico, questo è quello che noi ci siamo sentiti dire per 30 anni, per 40 anni, dammi quel rigore, dammi quella doppia ammonizione. Infatti quest'anno si sono fatti discorsi da VAR, più che da bar. Ma ricordate che il bar è quello che avete fatto voi, non dico Fabrizio, dico il bar è quello che avete fatto voi, noi juventini, per 30-40 anni, discutere scudetti sulla base di uno o due episodi arbitrali, dimenticando altri uguali nella stessa partita o in partite di andata, con un racconto a senso unico, quello è il bar. Se tu togli a Zidane, Davids, Del Piero, Inzaghi, Ferrara, Montero, Peruzzi, oppure dopo Del Piero, Ibrahimovic, Trezeguet, Emerson, Vieira, Thuram, Cannavaro, Zambrotta, e Nedved, Camoranesi, eccetera, eccetera, Trezeguet, eccetera, tu togli a loro la legittimità delle vittorie perché c'era il rigore là, perché quello è il bar, ricordate. Non è bar quando io vi ripeto, lo dico ancora una volta perché sia chiaro, io so benissimo cos'è la prescrizione, so benissimo che la relazione Palazzi, che parla di illecito dell'Inter, una volta conosciute le telefonate, parla espressamente di prescrizioni, se ne potrebbe discutere, ma così è. Io non voglio e non chiedo mai la riapertura, l'apertura del processo all'Inter, che magari in un paese normale ci sarebbe stata molto prima e avrebbe portato delle condanne, avrebbe cambiato il calcio anche dei quattro scudetti dopo, ma non è questo tutto della revisione del processo, se no. Ma non è questo di cui parlo io, non è questo, io parlo di un'altra cosa, io continuo a dire, lo spiego bene, l'ho scritto tutto sport, l'ho detto qui, lo ridico anche ai fratelli juventini, c'è una cosa molto chiara e non c'entra Moggi, non c'entra la prescrizione, non c'entra Palazzi, non c'entra nulla. Nel 2006, quando Guido Rossi, quando viene chiesto ai tre saggi, Aigner, Coccia e Pardolesi, cosa fare dello scudetto, lo vogliamo assegnare, che fate? Loro dicono, se volete assegnarlo, noi non ve lo proibiamo. Vi ricordiamo due cose, ma è per iscritto, lo trovate ovunque, anche su Google. Vi ricordiamo due cose. La prima, se ci sono tante cose particolari in quel campionato che lo hanno, secondo voi, alterato, tante squadre così, primo, non assegnatelo proprio. Ed era il loro consiglio, a mio parere. Ma secondo consiglio, se emergessero anche dei dubbi sulla prima classificata per la nuova classifica, ricordate l'opportunità, la legittimità, la facoltà di revocare lo scudetto, cara FGC, in quel caso. Succede esattamente questo per un mistero, e un giorno magari lo capiremo, forse no, delle telefonate rimangono per 4 anni nascoste nei cassetti finché non le trova
la difesa di Moggi 4 anni nascoste nei cassetti delle telefonate, telefonate che non sono, come dicono loro, chiediamo l'arbitraggio giusto. Ripeto ancora una volta, la telefonata più seria riguarda un Inter-Cagliari di Coppa Italia, quando la Juve non c'è in Coppa Italia, è uscita, quando il Milan non c'è, è uscito, è Inter contro Cagliari, e il presidente dell'Inter dice, col designatore, ridendo e scherzando, ho visto, sono 4 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte, con l'Inter di quell'arbitro, bisogna smuovere, sì, ma la casella giusta, bisogna smuovere, un'altra volta dice al designatore, l'hai messo in forma Trepoloni, un'altra volta si parla del regalino, un'altra volta, sono tutte cose di cui io non do un giudizio, perché siamo garantisti, non do un giudizio di colpevolezza Serie B, Serie C. Chi ricorda il clima del 2006 sa cosa sarebbe accaduto se fossero uscite telefonate così nel 2006 a Luciano Moggi. Lo sa, io lo immagino. Se Moggi avesse detto, ma ricordali che dobbiamo smuovere la casella delle vittorie a Juve-Cagliari, eh? Lo so cosa sarebbe accaduto, ma non è questo di cui parlo io. Io parlo di un'altra cosa, che i tre saggi hanno indicato la strada, 2006. Lo scudetto non è assegnato con una sentenza, il tavolino, ma con un comunicato stampa, nient'altro, quando mi dicono ci sono le sentenze. Da lì in poi non conoscevano le telefonate al tempo, le hanno conosciute, da lì in poi nessuno, tranne il procuratore Palazzi che ha parlato espressamente di illecito sportivo, addirittura dell'Inter, nessuno ha più detto nel merito se lo meritassero o meno. Quando parlano dei 30 ricorsi, delle tre, sono tutte dichiarazioni di incompetenza, cioè non tocca a noi TAR, a noi giudice civile, non tocca a noi, tocca alla giustizia sportiva, noi non possiamo farci nulla. Questo è, nessuno ha mai detto nel merito, dopo aver ascoltato quelle telefonate, con gli arbitri anche. Io ricordo ancora una volta, un tema sono le chiamate con i designatori, con gli arbitri era vietatissimo di per sé fare le chiacchierate con loro, ovviamente arbitri in attività. L'Inter ha telefonate e chiacchierate di persona riconosciute dall'arbitro Nucini e chiacchierate con l'arbitro De Santis e altri al telefono. Sono cose che di per sé non possono fare mantenere un tavolino assegnato con un comunicato stampa quando non si conoscevano le telefonate e su indicazione dei tre saggi che dicevano datelo pure, ma se emerge qualcosa in futuro lo togliete. Tutto questo è successo, nessuno o lo sa e mi spaventa, oppure ha il coraggio di dirlo. Mi dicono c'è l'Albo d'Oro, perfetto, ma allora non ci servono i giornalisti, eh? Caro Giacomo, non ci servite a niente, cioè se a leggere l'Albo d'Oro sono buono pure io. Ma guarda, fossi direttore di una testata nazionale, perché ovviamente da Umbria TV se alzo il telefono e lo cerco probabilmente neanche mi risponde, ma intervisterei di nuovo Palazzi, ma quantomeno per rinfrescare la memoria di tanti che fanno finta di aver dimenticato, perché in fondo va a scavare in questo paese, si va a scavare indietro di 30-40 anni, io ti dico, giustamente, santi misteri anche molto più gravi di questo, per carità, ma qui c'è un abominio giuridico. Non ce n'è una di sentenza. Allora, ragazzi, io vi ripeto ancora una volta, non cascate quando vi dicono Moggi faceva peggio, è un altro tema di cui abbiamo parlato, parliamo con Luciano, parliamo con tutti, mille cose non quadrano, ma è un altro tema. Voi dovete dire, perfetto, noi siamo i peggiori del mondo, delinquenti, noi tifosi, Moggi, tutti, ci hanno tolto 2 scudetti, ci hanno mandato in B, 17 punti, abbiamo venduto i giocatori all'Inter, noi facciamo schifo, facciamo i criminali siamo noi, benissimo. Voi avete un premio, nessuno chiede di aprirvi un processo, che sarebbe stato dovuto al tempo e non ci sarebbero stati 4 scudetti dopo, ma si chiede solo che venga tolto il premio dato a tavolino con un comunicato per motivi etici. I motivi etici sono caduti, non serve una sentenza, parlavano, è un dato di fatto, ce li abbiamo alle telefonate, non è che mi servono le sentenze. Parlavano con i designatori e parlavano con gli arbitri. Era vietato parlare con gli arbitri? Sì. Lo facevano? Sì, punto. Il premio per motivi etici va via in un paese normale. O almeno i media fanno una grande inchiesta, grande indagine, chiedono alla federazione, a Gravina, lo mettono sotto, gli chiedono, ma non c'è nessun modo procedurale per ragionare almeno sul tavolino, non per processare l'Inter. Per ragionare su quel tavolino non c'è niente. Silenzio dei media, apri il tema, ti dicono sono chiacchiere da bar. Benissimo, l'unica cosa sicura è che non siano chiacchiere da bar. Perché io quando parlo so benissimo di cosa sto parlando, non parlo dell'errore arbitrale, della moviolata. Posso essere provocatorio, Massimo? Ma vai. Che cosa vogliamo aspettarci quando parliamo di media? Poi non bisogna fare tutta norma un fascio, ma facendone parte di questo mondo riconosco anche i difetti del nostro mondo. Ma, sabato sera, adesso neanche ricordo più, venerdì sera, quando alla fine di Cagliari-Juve, cioè si è visto come in una trasmissione televisiva nella quale si analizzava la partita non si è parlato volutamente di un caso clamoroso col sangue addirittura, ci si è soffermati mezz'ora su un presunto mezzo contatto al limite dell'area per una punizione che poi
è stata messa a segno dalla Juventus. Cioè c'è un, mi viene da dire ormai, uno strabismo nella valutazione oggettiva di, dei fatti, di quello che avviene settimanalmente, che è purtroppo al quale rischiamo di assuefarci. Per fortuna che ancora ci sono queste finestre di ossigeno come Juventus, Juventibus, che ci aiutano un attimino almeno a sfogarci, perché io francamente di fronte a quella TV vedere colleghi, qualcuno lo conosco pure, che facevano finta di niente e addirittura chiedevano a Quagliarella quando è quella volta che ti sei rotto la mandibola, come se fosse stata la scazzottata con Bud Spencer e Terence Hill. Cioè, è inaccettabile, è inaccettabile. Però ma, per me ma, il punto dirimi, sta nel fatto che la lotta, finché la portiamo avanti soltanto noi juventini, verrà sempre ridotta, secondo me, a quel discorso lì. Cioè si vedrebbe un intervento da parte, no, del Pellegatti della situazione, che invece di fare soltanto le smorfie intervenisse a rappresentare l'altra parte d'Italia, no? Quella che non è inclusa in questa lotta, e che darebbe un attimino più di... cioè farebbe uscire un discorso che ovviamente non è soltanto soggettivo, però gli toglierebbe anche quel velo lì nei confronti di chi si trova dall'altra parte. Ecco, secondo me il punto sta anche ma certo, ma hai ragione Virginia, sembra una cosa di parte, quando a me, con tutto l'amore per i fratelli nerazzurri e rossoneri, a me del 20° scudetto loro, veramente lo dico senza ironia, cioè noi lo juventino soffre di più altre cose, la Champions, questo, cioè a noi francamente, soprattutto dopo i 9 scudetti, ma cosa me ne può fregare a me se vincono Inter, Milan, Napoli? Cioè a me non mi frega veramente niente, quando loro ogni giorno mi scrivono sfumazzi, stai sfumazzando, mi piace tanto questa cosa, a me non me ne può fregare di meno. Dice, allora perché ne parli ogni giorno? Perché delle questioni di giustizia, di principio, per ripristinare la verità storica, per combattere l'omertà, di questo si parla, per questioni di principio, ragazzi, cioè non c'entra nulla. A me che mi frega se vinto, non è che mi tolgano a me qualcosa se domani danno la stella o meno, anzi è una stella che fa pena, cioè lo sanno tutti, l'importante è che qualcuno lo dica. Io ragazzi, poi qualcuno mi dice Pressing ha caricato il mio intervento, ma io ripeto, lungi da me, lo dico sinceramente, poi quello, voi avete tutto... posso essere maligno, Massimo, quello perché sì, sanno che ci sono 13 milioni di potenziali follower, sì, però, per quell'intervento. Ma è ovvio, ma non solo, io ribadisco la vostra legittimità, è assolutamente legittimo che ognuno di voi dica come ha reagito Biasil, come ha reagito il conduttore, come ha reagito Pellegatti, Zampini, come ha parlato. Questo, ragazzi, chi guarda ha il sacrosanto diritto di commentare, io certo non dico a voi. Io sono sempre grato a chi mi dà l'opportunità di parlare, sinceramente, quindi ho potuto dire su Italia 1 una cosa che in tanti anni non ho potuto farlo. Poi io vi continuo a dire, Calciopoli è un tema non gradito, ma non gradito dal conduttore di ieri o dal conduttore, anzi, cioè mi hanno detto di la tua, me l'hanno fatto ridire così, ma non è gradito il tema Calciopoli in generale, non per una censura, perché è un misto di impreparazione, oppure, altro esempio, di dividere, è il tema più divisivo d'Italia, tu ti metti su questo tema il giorno dopo, io già penso a chi dovrà fare la cronaca, penso per Luigi Pardo, e oggi dovrà dire il 20° scudetto, il 19°. Vi ricordate i giornali, Giacomo, Virginia, Mister, quando vinceva la Juve e non mettevano mai il numero degli scudetti, ormai mettevano il tricolore, tipo 4 di fila, 7 di fila, non potevano... Cioè, io ribadisco, finché non si ripristina la verità storica, ragazzi, rimane la ferita. E la ferita, purtroppo, condiziona anche i giornalisti, pure se non lo sanno, pure se non vogliono, pure se non vogliono affrontare il tema. Noi saremo sempre qua, che sia in televisione o altrove, noi finché non c'è la risposta a qualcosa, purtroppo il tema lo solleveremo sempre, non sarà in televisione, sarà qui, lo faremo da qui, nel nostro piccolo, lo faremo dove si può. Quindi io dico a tutti, dovrebbe essere anche una loro battaglia, ripristinate la verità, diteci quello scudetto, cara federazione, anni dopo, non aprire il processo all'Inter, quello è in prescrizione, ma quel comunicato veramente alla luce di quello che sappiamo non è rivedibile, ce lo potete commentare? Oppure i media che ci dicano non si può fare nulla, ma ricordiamo cos'è accaduto. Cos'è, perché qualcuno dice che sono 19, cosa accadde nel 2006, come diede lo scudetto, cosa si è saputo nel 2010, cosa diceva Palazzi, cosa si può fare, qualcuno lo deve fare. Finché non lo fanno, noi... Ci vorrebbe, Massimo, la voglia. Per me c'è tanta pigrizia, no? Perché andresti a togliere in un certo senso una certezza che il calcio italiano negli ultimi anni ha acquisito. Andresti, certo, a togliere una certezza e scombussoleresti tutte le carte. E finché non saranno tutti pronti ad affrontare questo discorso, io temo che non usciremo mai da questo grande dilemma. È così, è così. Però, ripeto, l'unica cosa sicura è che non siano cose da bar. Sono sempre attinenti ai fatti. Poi ognuno dica la sua, se qualcuno mi dice non si può neanche riaprire quel procedimento dal punto di vista formale,
ne discutiamo e va benissimo, io non sono un esperto di diritto sportivo, però ecco che nessuno, che mi guardino in generale, no, ieri, come uno che quando dice queste cose sia veramente il sovversivo, sia quello che dice ma che stai dicendo da bar? No, da bar è turone, è un fuorigioco, non fuorigioco, un episodio in 30 partite, quello è bar, e togli la vittoria, vuoi togliere la legittimità a Furino, Tardelli, Rossi, o chi c'era, c'era in quel periodo, Bettega e tutti gli altri, Zoff, Gentile, Cabrini e così via. La bar è Giuliano su Ronaldo, quello è bar. Bar è il doppio giallo di Pjanic. Bar sono gli juventini che dicono Marotta League perché c'è Bastoni. Quello è bar e ci divertiamo tutti, eh? Juventus, trasmissioni, Tele Lombardia, ci divertiamo un sacco. Quello che dico io non è bar, parlo di una verità storica da ripristinare, punto. Agli juventini che mi dicono basta, è passato, se siete giovani e un po' vi capisco e mi dispiace, gli altri mi spiace ancora di più, perché l'identità di un popolo, e secondo me noi dobbiamo ritrovarla, un'identità nasce intanto da ripristinare verità storiche. Fregarsene sarebbe come se alcuni popoli che hanno subito genocidio, non so cosa, nel passato, dicessero vabbè, ma oggi dai, pensiamo intanto al domani. Sì, sì, benissimo, ma quei popoli, tutti quei popoli vogliono che sia ripristinata una verità storica, se no non si riparte. Giovanni Albanese, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Giovanni, mister, ciao. Intanto ti ho annoiato, dimmi la verità. Mai distrutto. Dillo, mister. Mai distrutto. Mi hai fatto una tristezza che... Perché? Dimmi il tuo pensiero. Tu sei un uomo di campo, no, ci sta, ragazzi, mica... Purtroppo è una ferita che... è una ferita, come hai detto giustamente te, che rimane aperta, perché ti rendi conto che nessuno vuole riaprire quel filone, nessuno vuole andare a fondo delle cose. E quello che poi è successo l'anno scorso è un'altra ferita che si è venuta a aggiungere, o hanno riaperto una ferita che era solo stata suturata, la verità è che quando ci sono queste cicatrici, la cicatrice rimane sempre. Dove c'è la cicatrice, tu sei più, la pelle è più sensibile, e noi siamo sensibili a questa cosa perché ci ha ferito. E quindi è la porcheria, la pagliacciata dell'anno scorso, ancora di più quando vedo che su Osimhen non è più successo niente, mentre da noi in 4-4-8, ma è da capire, perché io continuo a essere in quello, non comprendere, non voglio dire essere critico, ma continuo a non comprendere il silenzio della società. Io non lo capisco, poi... Però su cosa in questo caso? Ma io dico che l'altra sera, quando tu in televisione senti parlare del presunto contatto di Chiesa, okay. Ma intanto, Massimo, le valanghe non è che partono... Sì, ci sono delle volte che si stacca un pezzo, quella è una slavina, ma la valanga se no parte piccola e poi man mano diventa grossa. E c'è sempre un tentativo di far notare favori che non esistono, a scapito di situazioni che sono imbarazzanti. Che in tempo di VAR, come fai a non dare un rigore come quello di Alcaraz, che gli ha dato una gomitata in piena faccia, lo ha aperto, cioè... Eppure vedo che non ne parla nessuno nei giornali, vedo che la società non è andata ai microfoni arrabbiata per dire questi due punti sono due punti che per noi possono essere importanti, no, e sembra sempre che loro siano sopra le parti, e io francamente penso che questo essere sopra delle parti può funzionare molto bene in Germania, forse anche in Inghilterra, ma non in un paese come l'Italia, dove chi più urla tante volte ha ragione, perché è così non solo nel calcio, è così nella politica, è così nel lavoro, purtroppo è così. Secondo me la comunicazione della Juventus deve profondamente cambiare, perché questo tipo di comunicazione non ha dato nessun frutti. Cioè noi sono 18 anni da quando nel 2006, sono 18 anni che questo silenzio, ditemi che frutti
ha portato la Juventus, che vantaggi ha portato, una doppia ammonizione di Pjanic che l'hanno fatta passare come, cioè, se tu nell'immaginario, io ho sentito non più tardi di 2 o 3 mesi fa un interista, nella sua pazzia mi ha detto, ma con Pjanic ci avete rubato lo scudetto, no, guarda che era il Napoli secondo, al massimo, perché fa. Poi passa che la gente poi non sì, si sì, casino totale, casino tutto, totale, cioè, e viene, hai capito, non, e io non lo capisco, io non sono uno che porge l'altra guancia, mai, e no, è vero, io vai, tutto chiaro, io, no, se mister, prendo uno schiaffo tendo a ridarlo. Allora, ma è chiarissimo, mister, il tuo discorso l'hai allargato a un tema legittimo anche, che è quello di come viene raccontata la Juve, anche la partita dell'altro giorno, oppure le reazioni della società, è un tema parente di quello che stavo dicendo io. Giovanni, chiedo anche a te se ti interessa. Io prima ho cominciato col mio solito discorso sul fatto che non riesca io a raccontare con calma il discorso, cosa ritengo che non sia stato ancora chiarito nel 2006, soprattutto nel 2010. Ieri, non so se hai potuto vedere qualcosa, l'ho detto brevemente in un intervento a Pressing, dibattendo con chi c'era in studio, e il mister l'ha allargato al tema in generale, racconto della Juve, anche a Cagliari, un episodio in un modo, uno in un altro. Se Giovanni, tu, che sei, non dico dall'altra parte, che sei però sia tra i media che tra gli osservatori, tra virgolette tifosi e tutto, se vuoi chiosare, se no andiamo, le parole di Allegri, il campo, quello che vuoi tu, Giovanni. No, ma guarda, io non ho alcun problema a dire la mia, come faccio sempre. Per me gli scudetti che vanno riconosciuti e che vanno festeggiati sono quelli che si vincono sul campo. Quindi sono, mi pare in questo momento qua ci sia un problema di calcolatrici e non altro. Io credo quest'anno l'Inter abbia strameritato di vincere, certo, il suo 19° scudetto, e sulla vicenda non entro, perché se no facciamo altre 4 puntate e non ne veniamo fuori. La posizione del tifoso della Juve mi pare abbastanza scontata, così come io credo sia una pagina che non si potrà mai chiudere, perché è stata aperta con visioni troppo distanti e che non metteranno mai d'accordo nessuno. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che un trofeo che non ho vinto sul campo non lo avrei neanche preso, perché da sportivo, il mio pensiero sportivo è che se una cosa la conquisto mi prendo quel trofeo perché me la sono conquistato, se no riprovo l'anno successivo per vincere quel trofeo, per dare valore alla mia di ambizione, al di là di chi ha potuto fare o non fare in altri contesti. Dico solo questo, se qui facciamo la raccolta delle stelle, io sono nato nel 1986. Mi pare la Juventus, aiutatemi, quante stelle aveva nel 1986 la Juventus? Già due. Ah, ok, quindi insomma, io sono nato già con le 2 stelle. Esatto. Noi, quindi, ora ci prendiamo quasi, sì. Forse io già ci sono le 2 stelle da quando siamo nati, no, non ce le ho ancora, ma tra tutte, un po' ci prendiamo le 2 stelle. Tutte sul campo. Poi aggiungo solo una cosa, scusatemi, per chiusare su un'altra cosa, come Giovanni mi ha fatto venire in mente un discorso giusto da sportivo. Tanti interessi, poi magari ci farò, lo dico tutte le volte, ci farò pure magari un video apposito, non importa, pure se è ripetitivo lo ridirò. Però ragazzi, quando gli amici interisti, anzi i fratelli interisti, mi dicono Ben Johnson e Carl Lewis, lo ricordiamo, Massimo, ancora Mi fa piacere della tua parentela allargata, adesso parla per te. Fratelli, sono tutti fratelli, io sono pannelliano, certo, che andava nei vari convegni, certo, comunisti, certo, fascisti, a dire, certo, fratelli, compagni, camerati. Allora io sono tutti fratelli interisti, Ben Johnson e Carl Lewis, non c'entrano nulla. Ben Johnson e Carl Lewis sono il discorso che fa ora Giovanni. Lui dice, sinceramente,
a parte che là, ragazzi, c'è il doping, cioè c'è uno che ti ha preso anabolizzanti, per questo corre più veloce di te e vinci. Non è esattamente come un discorso molto più complicato di telefonate, quanto abbiano influito. Ma mettiamo pure, Giovanni ti dice, io preferirei vincere sul campo. E, ripeto, il calcio non è esattamente andava l'atletica. Non ha segnato quel titolo. Cioè, no, esatto. In cui, cioè, non assegni nulla e così... Togli l'imbarazzo a tutti. Ma questo dovrebbero farlo ora, ripeto, l'unica pacificazione possibile è quella. Ricordo due cose su Carl Lewis e Ben Johnson. La prima, che nel 2005-2006, lo scudetto assegnato all'Inter, quel campionato non è oggetto di indagini. Quindi voi state dicendo che a Ben Johnson viene tolta una gara l'anno dopo perché non era dove non l'hanno mai, non è risultato positivo. Questo è. Perché tutte le intercettazioni sono su 2004-2005, quindi revocano quello scudetto e la mandano alla Juve in B e dicono, beh, ma allora la Juve non avrebbe potuto vincere lo scudetto dopo, quindi viene revocato quello scudetto e dato alla prima classificata, come se la Juve non esistesse. Questa è la prima cosa che molti non sanno, non è uno scudetto e dici, mamma mia, l'hai rubato. No, no, non ci sono indagini, erano altri designatori, era tutto diverso. Ma la seconda cosa su Ben Johnson e Carl Lewis è che Carl Lewis non l'hanno trovato con 4 anni di ritardo, con le provette, con qualche farmaco un po' dubbio. È questa la differenza vera, cioè quello che è emerso nel 2010. Io non sto dicendo, ragazzi, ma nel 2006, cavolo, noi non meritavamo. C'è stato un processo là, che devo fare? Mi lamento, ve lo racconto, ma quello... Carl Lewis, nel vostro esempio, viene trovato nel 2010 con le provette di Seul positive. E la gente dice, vabbè, ma ormai gliel'abbiamo dato. Cioè, secondo voi resterebbe la medaglia d'oro? Per la prescrizione? Perché state scherzando, cioè l'atletica lascerebbe se trovassero nel 92 le provette di Carl Lewis dell'88 positive, gli lascerebbero la medaglia d'oro? Ma scherzate? Non esiste in nessun posto del mondo. Questo è l'esempio. Quindi quando gli amici nerazzurri che non sanno nulla di calciopoli parlano di Ben Johnson e Carl Lewis, l'esempio è più Pantani Armstrong, che Pantani è stato levato in giro d'Italia anni dopo, quando si è scoperto di Armstrong, anche se erano passati tanti anni, gli è stato levato quello che hanno vinto, quello che dovrebbero fare all'Inter, perché è così. Bravo. Allora ragazzi, comunque dai, andiamo a... è qua che stanno parlando tanti di altro, vabbè, comunque andiamo al resto. Caso Ronaldo, una cosa al volo anche qua, sicuramente Giovanni ne avrà scritto, gli altri ne avranno parlato, io anche qua lo metto in evidenza, poi andiamo sul campo davvero, ragazzi, che... La vicenda CR7 la dico al volo qua perché ero fuori, l'ho scritto tutto sport, e la Juve secondo me, poi Giovanni mi confermerà, secondo me la Juve non se l'aspetta, la Juve certo non è contenta, quindi premettiamolo, la Juve lo riteneva una cosa non prevedibile, non se lo aspettava e quindi la Juve non è contenta per niente, perché sennò uno poi vince sempre, cioè noi siamo quelli, ci sono anche i tifosi che dicono no, vinciamo sempre noi, non è così, la Juve non è contenta per niente. Detto questo, il racconto di dire... E primo dire 20 milioni invece di 10 sono 10, seconda cosa di dire allora riconosciutele, la Juve non pagava gli stipendi, ricordiamolo ancora una volta, non è così, la Juventus è stato provato dall'arbitrato, che però non è giustizia penale, ragazzi, è un arbitrato tra l'altro a maggioranza, però la loro conclusione è che la rinuncia agli stipendi fosse effettiva e reale e valida, che la restituzione non fosse già concordata. Sono le due tesi principali della manovra, dell'accusa della manovra stipendi, peraltro. Poi dice in subordine, però, Ronaldo chiede anche una sorta di risarcimento perché la fase delle trattative era avanzata e tutto il resto, e là loro indicano, poteva attendersi di avere dei soldi perché c'era una trattativa avanzata, gliene diamo la metà dello stipendio, danno una cifra che è quella. Punto. Non ho altro da dire sul tema. Non so, Giovanni, se vuoi completare, magari che l'hai seguito più da vicino. No, non l'ho seguita okay. In persona, però okay. Non ho nulla da aggiungere a quello che hai detto tu. Sì, credo sia così. Cioè, allora, ragazzi, è una ricostruzione abbastanza lineare, è quella lì. Certo, nessuno può essere contento, lato Juve. No, certo, sono 10 milioni inaspettati. Credo a un certo punto ci fosse anche la consapevolezza. Dal momento che Ronaldo stava portando avanti con i suoi legali questa situazione, che potesse esserci il rischio, ecco, di questo esito, è arrivato ed è chiaro che è una cosa che adesso la Juventus deve risolvere.
però allora, ragazzi, non sì, poteva vai, essere vai. In minima parte prevedibile, nel senso mettere da parte una piccola cifra a bilancio, perché comunque l'eventualità in questo caso ci coglie in un certo senso impreparati. Ora non so quanto questi 10 milioni spostino, però non erano previsti. Guarda, io vi dico una cosa, parlando con qualcuno più esperto di me, mi spiegava che ci sono anche strategie, cioè la Juve ritiene sul punto di essere inattaccabile, e ricordiamo che la Juve ha il penale più avanti, e qualcuno mi diceva se la Juve avesse da subito accantonato con una carta non firmata, con tutto questo, avrebbe praticamente detto al mondo sarebbe, siamo a rischio. Esatto, cioè, ma io credo la Juventus avesse portato con estrema convinzione avanti il discorso su questo arbitrato, pensando di avere totalmente ragione. E sì, rispetto all'esito, la Juve non ha torto, tra virgolette. Certo, vero. Vero, quindi, vero. Poi le domande di Ronaldo sono respinte. Le domande di Ronaldo sono tutte respinte, tranne l'ultima, in subordine, che dice: ragazzi, c'era una trattativa avanzata, rispetto dire, qualcosa mi vorrete dare. Rispetto alla trattativa che era stata aperta e che era stata portata avanti, si è trovato un punto d'incontro, un punto d'intesa che va anche a parziale risarcimento di Ronaldo, proprio perché c'era questo tipo di trattativa aperta. Allora, miei cari, dai, andiamo al contenuto, così dividiamoci tra campo e non campo. Che delusione Ronaldo, sì, va bene, ci sta, perché è straricco, eppure è vero che se lui ritiene di aver diritto a dei soldi, li chiede, va, insomma, che vi devo dire? Ognuno poi valuterà il suo comportamento. Io rimango sempre felice di aver visto Cristiano Ronaldo con la maglia della Juve, e questa cosa non me la sposta di un millimetro. Tutto il resto, le valutazioni sulla persona, ovviamente, ognuno è legittimato a farle.